una serata conviviale ed un incontro per comprendere le problematiche collegate al cyberbullismo, cyberpedofilia, truffe, l'uso scorretto dei social, ma anche come reagire e difendersi. Il Lions Club di Cento in prima linea sul delicatissimo tema con il progetto Interconnettiamoci ma con la testa. Un progetto, ha sottolineato il presidente del sodalizio centese Gianluca Cazzola, che ha tutte le caratteristiche per essere ripetuto negli anni e rendere sempre più consapevoli i giovani di quanti rischi si celano dietro a quel mondo, permettendogli di usare lo strumento con più attenzione. Per ragione di questi incontri, le ha spiegate il relatore della serata ai nostri microfoni, Piero Fontana, colonnello del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, responsabile della prima divisione sistemi informatici del Ministero della Difesa e ideatore del progetto Interconnettiamoci. Nostri ospiti, che con vivo piacere davvero accolgo, sono anche amici che credo tutti conosciamo piuttosto bene. Abbiamo presente l'ingegnere colonnello Piero Fontana, che è il nostro relatore per la giornata di domani e responsabile di un progetto importante del multidistretto Lion, il progetto Interconnettiamoci, su cui poi vi darò qualche informazione in più. E lo ringrazio moltissimo della sua presenza questa sera insieme alla sua signora Patrizia. Ringrazio per la sua presenza il luogotenente Roberto Gallina, comandante della stazione Carabinieri di Cento, che ci onora la sua presenza. Ringrazio la dottoressa Calabria, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 2 Pascoli, anche se la giovanissima età non ce lo lascerebbe pensare, però credo sia un ulteriore simbolo, un ulteriore elemento della sua eccellenza. E ringrazio una carissima amica che conoscete tutti, che è Milena Cariani, la presidente della Fondazione Teatro Borgatti, senza la quale assolutamente non sarebbe stato possibile pensare al ciclo, perché è un ciclo di interventi che stiamo facendo quest'anno sulle scuole superiori e sulle scuole medie. Diciamo che solo la sua grandissima disponibilità e il suo ruolo di facilitatrice, e ho detto molto poco, ho usato un eufemismo, di questi interventi le ha resi possibili. Ecco, vi dicevo, il relatore, al di là dell'intervento che faremo, della presentazione che farò specifica dopo, merita da subito qualche parola. Però intanto ringrazierei la stampa, presente in forze, Laura Guerra del Resto Carlino, Beatrice Barberini della Nuova Ferrara, Giuliano Monari di Area Centese e Marco Rabboni del Taccuino Centese. Ecco, vi dicevo, mi fa molto piacere la presenza della stampa, perché diventa una valorizzazione adeguata all'intervento che farà questa sera per noi il colonnello ingegner Fontana, che tra l'altro è uno di noi, perché è un Lion di Cecina. Ecco, al di là del suo importante incarico romano, è ancora un Lion di Cecina. L'ingegner Fontana è un colonnello del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito e presta servizio a Roma come capo della prima divisione sistemi informatici. È socio del Lion Club di Cento, come vi dicevo. Dicevo, è membro dell'International Information Security System Certification Consortium, una delle più importanti associazioni che nel mondo promuovono la conoscenza, la formazione e lo sviluppo sul campo della sicurezza. In tale associazione è membro del gruppo di lavoro sull'educazione alla sicurezza informatica, che lavora sui vari temi di sensibilizzazione, consapevolezza e coinvolgimento anche delle scuole primarie e secondarie. Quindi, al di là dell'incarico che assolve nel contesto di un importante dipartimento del Ministero della Difesa, in questa competenza professionale e in questa sensibilità da Lion ha sviluppato il progetto Interconnettiamoci, di cui dirò qualcosa di più al momento della presentazione, di cui abbiamo, diciamo, è un argomento che mi interessava molto e che pensavo potesse interessare alle scuole, ma in particolare mi è arrivata una richiesta specifica dalla dottoressa Calabria, che è arrivata da poco a Cento, ma ho visto che sta sviluppando un programma molto ampio
scolastico e con iniziative complementari all'attività scolastica. Quindi la sua richiesta di avere un supporto relativo alla formazione dei ragazzini a un utilizzo consapevole del mezzo internet aveva un'immediata soluzione, perché il progetto Interconnettiamoci è uno di quelli che hanno avuto più forte sviluppo, più forte successo, direi che è importante e noto quanto il progetto Martina, e quindi è diventato un tassello importante della nostra attività di questo tipo. Si parla di rischi per i giovani, ma qual è il rischio maggiore tra i rischi della rete e quali sono? Dunque, il rischio maggiore, parlando in termini molto generali, è la rete stessa. Purtroppo i ragazzi, soprattutto quelli più piccoli, pensano che la rete, che quello che vedono, corrisponda a loro. Troppo spesso invece quello che viene fatto vedere è qualcosa di completamente diverso da quello che c'è dietro. Quindi lo scopo del nostro service è proprio quello di raccontare a cosa possono trovarsi di fronte, quali rischi possono incontrare e come reagire nel momento in cui si trovano in questa situazione. Quindi affrontiamo tante problematiche, non è un intervento monotematico, parliamo di cyberbullismo, parliamo di cyberpedofilia, parliamo di truffe, ma non solo per dire che ci sono, ma per dire anche come reagire nel caso in cui si trovano di fronte a uno di questi problemi. Quindi non c'è un rischio che prevale su un altro? Diciamo che nel caso specifico dei ragazzi i rischi maggiori sono il cyberbullismo e la cyberpedofilia. Sono quelli specifici per la loro età, sono quelli, diciamo, più pericolosi. Parliamo però anche di altri rischi, che sono quelli che corriamo da noi adulti, quindi le truffe, l'uso scorretto delle foto, l'uso a volte eccessivo dei dati personali, che possono portare il cattivo di turno ad arrivare fino dentro casa nostra. Qual è la prima reazione che si deve avere qualora si incappa in uno di quei rischi? Beh, diciamo, per esempio nel caso del cyberbullismo, io dico sempre, con il cyberbullismo abbiamo messo a disposizione del bullo, che d'altra parte c'è sempre stato, degli strumenti che gli permettono di fare molto meglio il proprio mestiere, che prima per fare il bullo si aspettava che non ci fosse nessuno, si aspettava di essere nei bagni della scuola, dietro la scuola, però era complicato perché c'era sempre il rischio di essere scoperto. Oggi con il cyberbullismo il bullo può lavorare dovunque sia lui, dovunque sia la vittima, a qualunque ora del giorno e della notte. Quindi sembrerebbe che con questi nuovi strumenti la vita del cyberbullo sia molto più facile. E da una parte lo è, però d'altra parte quegli stessi strumenti li mettiamo a disposizione anche a chi si deve difendere dal bullo. Perché fino a qualche tempo fa contro il bullo c'era la testimonianza, magari soltanto della vittima, ma era difficile raccogliere tracce. Oggi tanti atti di cyberbullismo vengono fatti tramite WhatsApp, quindi il cyberbullo non si rende nemmeno conto che non solo lascia tracce, lascia il numero di telefono, spesso lascia il nome, perché quel numero di telefono già nella rubrica della vittima è associato ad una persona. Quindi in qualche modo lo strumento tecnologico dà una forte mano anche a chi si deve difendere. Quindi quello che diciamo è: tenete traccia di tutto quello che succede, parlatene con chi vi possa dare una mano, questo è lo sforzo più grosso, parlatene con i genitori, con gli insegnanti, con i fratelli più grandi, ma fate in modo da stroncare la carriera del cyberbullo prima possibile, prima che il tutto diventi sempre meno gestibile. Con questo progetto parla ai ragazzi nati con lo smartphone in mano, ma i ragazzi effettivamente si rendono conto di avere questi rischi, di correre questi rischi? Assolutamente no. Per loro troppo spesso l'uso di questi strumenti è un qualcosa che considerano naturale, non vedono gli effetti diretti, perché offendere qualcuno guardandolo negli occhi è molto più difficile che farlo tramite uno schermo di uno smartphone. Quindi per loro tante cose vengono viste come se fosse
ripeto, uno scherzo come se fosse qualcosa che li porta fuori dalla realtà. Uno degli argomenti che tocchiamo sono proprio le conseguenze legali di quello che viene fatto. Offendere qualcuno non è uno scherzo, è un illecito. Denigrare qualcuno è un reato. Ci sono tante cose che purtroppo vengono fatte senza rendersi conto che non siamo in un mondo virtuale, ma siamo in un mondo reale. La rete è solo un modo diverso di vedere però lo stesso mondo. E i genitori si rendono conto dei rischi che corrono i ragazzi? Molto meno dei ragazzi stessi. Purtroppo il ruolo di internet, il ruolo dello smartphone, il ruolo è quello del babysitter. Troppo spesso questi ragazzi vengono lasciati soli davanti allo strumento informatico e di conseguenza non c'è da parte dei genitori il sentore dei grossi pericoli ai quali invece espongono i loro figli regalandogli lo smartphone per la prima comunione, perché questo succede. Troppo spesso il ragazzo di quarta, quinta della scuola primaria si trova con uno smartphone in mano, con la connessione dati e quindi pronto a fare di tutto sulla rete. E nonostante siano bravi, perché loro sono i nativi digitali, non hanno la consapevolezza di quello che stanno facendo e di quello che può succedere. Dovremmo coinvolgere molto di più i genitori. Il problema dei genitori è che, seppur convinti che l'uso di queste tecnologie possa essere pericoloso, quando poi si tratta di partecipare a degli incontri dove magari scendiamo nei dettagli dei motivi per cui questi strumenti possono essere pericolosi, come fare per renderli meno pericolosi, non si presentano. Quindi lo sforzo più grosso in questo momento è lavorare sui ragazzi, che non dico poi raccontino ai genitori quello da fare, però quantomeno li prepari ad affrontare, purtroppo troppo spesso da soli, i rischi della rete. E che a loro volta da genitori possano insegnare questi rischi ai futuri figli. Esatto. Purtroppo il mondo della rete rischia di astrarre questi ragazzi, questi giovani adulti, dalla realtà. Il mondo della rete non è virtuale. Il mondo della rete è solo un altro modo di vedere il mondo reale. Infatti concludo tutti gli interventi con una slide dove dico: anch'io sono un appassionato della rete, io passo tante ore davanti alla rete, però vi posso assicurare che le emozioni che dà il mondo reale sono incomparabilmente più grandi di quelle che possa dare una qualunque esperienza virtuale. È chiaro che noi immigrati digitali, così ci chiamano, in qualche modo siamo ben consapevoli dell'enormità della differenza tra il mondo reale e quello visto attraverso lo schermo. L'importante è provare a convincere questi ragazzi ogni tanto ad alzare lo sguardo dal loro tablet, distogliere lo sguardo da quel monitor per guardare qualcosa che sia più lontano dei 20-30 centimetri quali sono abituati a guardare.